Ed eccoci qua, ci siamo, seconda puntata di Decori direttamente dal Lian Club sul Tevere. Siamo sotto Ponte Cavour, siamo su una barca. Questo è l'unico podcast senza i piedi per terra perché ondeggiamo sul Tevere. Queste sono delle interviste un po' romane perché sono fatte da Danilo da Fiumicino, che è qui. Buonasera a me. Tutti ragazzi, buonasera. Si sente, siamo live. Siamo dal vivo, stiamo registrando, ma abbiamo anche un bellissimo pubblico in sala che ci aiuta un po' a fare un po' di calore, anzi lo interpelleremo anche dopo e sarà parte di questo programma. Visto che presentiamo, io intanto presento te. Lui è Alessandro Pieravanti, ragazzi. Scrittore, poeta, musicista, cantante, troppo. Fa tutto, parcheggiatore. Ogni volta dici questa cosa di cuoco che io non l'ho capita. Non lo so, una volta tu mi hai invitato, hai cucinato. Anzi, basta questo. Anzi, mi hai fatto litigare con tutto l'Instagram del mondo perché hai cucinato l'arrosticini sulla piastra. Io sta cosa... e le storie hanno viste, abruzzesi si sono incazzati tantissimo. Chiedo scusa a tutti gli abruzzesi che vedranno questa puntata. Ma perché siamo qui? Perché questa trasmissione si chiama Decore e l'idea è di invitare ogni 15 giorni un ospite che ci racconta quali sono le cose che lo fanno stare bene. Cosa sono le cose decore? Sono quelle che ci cullano, è un po' la nostra comfort zone. Sono quelle cose che raccontiamo agli amici, che continuiamo a vedere, a rivedere, a ascoltare, a riascoltare, perché in qualche modo raccontano chi siamo, ci rappresentano. E questa sera siamo veramente fortunati perché non abbiamo un ospite qualunque, ma abbiamo... posso dire un amico, oltre che un grande attore, un regista, un autore. È con noi Vinicio Marchioni. Ciao, buonasera a tutti, grazie Ale, grazie Danilo. Che bello. Solitamente iniziamo con la definizione di Wikipedia, che nel tuo caso dice Roma, 10 agosto 1975, attore italiano. Forse è un po' riduttiva come definizione, andrebbe un po' aggiornata, ma Danilo dice che c'è molta gente che se le scrive da sola. Chi l'ha scritta? Non lo so, non ne ho idea, però già essere considerato un attore mi sembra già una bella cosa. già un punto di partenza ottimo. E a proposito di punti di partenza, ci piace partire dall'inizio per poi arrivare lontanissimo. Ci racconti qualcosa della tua infanzia? Cioè tu da dove vieni, da che regione vieni, i tuoi primi passi dove li hai mossi, quali sono le prime, il tuo primo ricordo qual è? Ma quanto deve durare questa trasmissione? Ma guarda, abbiamo tempo, quindi vai tranquillo. Allora, Vinicio Marchioni nasce a Roma il 10 agosto del 75 da padre... oriundo reatino di un paese in provincia di Rieti che si chiama Candalice con la D, anche se si scrive con la T, ma si pronuncia Candalice. E madre invece della provincia di Crotone, in un paese che si chiama Turrimels, da provincia di Cutrono, ed è una metà di sangue di cui sono molto orgoglioso, diciamo, essere calabrese è un onore. Mi piace Upip, mi piace Anduia, a Sardella, a Suppressata, a Cuzzupa e tutta una serie di cose che i sappiamo noi. Quindi sono mezzo calabrese, mezzo reatino, un quarto di Subiaco, un incrocio, un bastardo strano, diciamo. Mio nonno diceva sei un incrocio tra un cespuglio ed un banchetto da Carzolaro. Allora vedi, ecco, torna tutto perché torna col banchetto. No, a cena lui mi ha detto che abita in una zona di Roma che è Casalotti. Che non è detto che lui vola di dove abitava comunque. Dai. Vabbè. Ricordiamoci magari... che io prendo le distanze da tutto quello che dice Danilo da qui, vabbè. Però questo lo possiamo anche tagliare dal podcast. Ma anzi, mi sono fatto tre birre, dopo vi potrei pure di la via. Cioè, no? Però è una delle zone di Roma in cui fanno più feste dei calabresi, cioè ne fanno tre l'anno, quindi vedi tutto. I calabresi fanno tutto, le feste fanno le feste, sì, a Roma ne fanno tre l'anno in tre periodi diversi, sempre a Casalotto, organizzate da Vinicio poi, esatto, so. Abbiamo capito questa cosa. Comitato le organizzo, ecco, io lo dobbiamo scrivere su Wikipedia, lo aggiungiamo, attore italiano sera. E organizzatore di feste calabresi. Qualcuno si prenda la briga stasera andare su Wikipedia, che io mi immagino tutti i fan cacciatori di Vinicio che girano per Casalotti come i matti a cercarlo. E niente, è andata così. Devi cambiare casa. Ha mai usato qualcuno di questi dialetti regionali in un tuo personaggio, dicendo sai che ti è mai capitato di portare qualcosa della tua famiglia? Guarda, purtroppo no, faccio un appello. No, ho fatto un film che si chiamava Il Sud e Niente, che però era ambientato a Reggio,
Reggio di Calabria, e ho dovuto studiare il dialetto, insomma la calataregina, che è completamente diversa da quella della provincia di Crotone. C'era anche una specie di dialogue coach di inflessione regina, che era talmente fiscale che da correggermi delle cose, perché è molto più, era molto complicato per me, perché automaticamente mi veniva fuori il mio, insomma, di dialetto. E a un certo punto, all'ennesima volta che mi corresse, non mi ricordo cosa, una E, una U, eccetera, gli ho detto: guarda, questo film forse lo vedranno anche sopra la provincia di Catanzaro, quindi non penso che sappiano la differenza tra il dialetto di Reggio e quella di Crotone. Però l'ho usato soltanto lì, in pratica, e mi dispiace molto perché ho fatto 40 film e non mi hanno mai chiamato per far mezzo calabrese. Porca quindi l'appello qual è? Non ci credo. Registi, sappiamo parlare calabrese, non solo in fase comica, perché faccio sempre il dialetto comico. Sono un attore drammatico, diciamo, sono un attore che fa piagne, quindi. Ma quindi, a proposito di questa cosa dei dialetti, ma hai fatto anche altri dialetti italiani, cioè te li hanno fatti fare? No, ho fatto un film che si chiamava Sulla strada di casa, sì, in cui parlavo genovese. Però è una cosa che inizia sempre e finisce così, capito? Poi il gabibbo, oppure brasiliano. Cioè, genovese e gabibbo. Ma infatti non si può fare. Io a questo regista ho detto: ma tu sei sicuro che lo vuoi ambientare lì? Perché se nella storia del cinema non c'è un film, un motivo ci sarà. A Genova, un motivo ci sarà. Però c'è una grande scuola di cantautori, grandi musicisti, per carità, la scuola migliore forse. Migliore no, perché stiamo a Roma, quindi tu mi insegni. Mo c'ho queste immagini di te che imiti il gabibbo, non me le verrò mai più. Perché io mi sono sempre chiesto. Questa serata è fatta apposta per smontare la carriera di Giovanni. È una trappola, in realtà. Mi sono sempre chiesto questa cosa del gabibbo, che tu c'hai un problema serio, anche magari esso le scuole. E tu ne vai a parlare con l'inchiesta, ti arriva il gabibbo. Capito? Tu Belandi. Tu stai a parlare di una cosa, di un problema serio che c'hai, oppure ti arriva Capitan Ventosa. Vabbè. Le veline! Salutiamo Capitan Ventosa, che sarà ospite, magari viene anche ospite lui, no? Qui sì. Sempre, abbiamo... Noi parliamo male di tutti nelle puntate, quindi poi magari vengono ospiti insieme al maestro Mazza, di cui abbiamo parlato l'altra volta, quindi probabilmente te lo devo portare. Maestro Mazza. Faremo una in prima fila a vedere la puntata. Faremo una puntata con il maestro Mazza, è un sogno che spero sia veri presto. E noi all'ospite che viene, in questo caso a Vinicio, abbiamo chiesto di fare una playlist di brani che in qualche modo lo fanno sentire a casa e quindi un po' lo coccolano. E il primo brano che abbiamo scelto insieme è La leva calcistica del 68, che è un brano bellissimo che parla di Italia, parla di bambini, parla di sport. Allora mi viene da chiedere, uno, se hai mai giocato a calcio? Ho una grande carriera calcistica alle spalle. Ho giocato con varie squadre, ho vinto campionati nazionali, ho fatto dei tornei in Russia, nella ex Jugoslavia, perché stiamo parlando dell'88. In che ruolo? Inizio come marcatore arcigno, quando ancora si giocava a uomo, e poi quando ho cominciato a fare anche dei palleggi, quando diciamo i miei piedi hanno cominciato ad essere non solo utili per ammazzare quelli degli altri, mi hanno spostato sulla fascia e quindi correvo. Questo fino... correvo. Fino a che età hai giocato a pallone? Mi fanno fare l'attore drammatico, ma non ha capito niente nessuno. È un errore. Se sono sbagliati fino... fino a che età? Ho giocato fino a 20 anni. Poi c'hai avuto come tutti un problema al menisco? Mi sono fatto male, no, alla schiena. I menischi me li sono giocati anni dopo. Hai giocato nella SPAL per caso? Chiedo, perché no, nella SPAL no, cioè... ho giocato nei giovanili del Parma. No, perché c'hai sempre l'amico che ti dice: no, ma io da ragazzo giocavo nella SPAL. Ma il problema è che c'è sta internet e tu lo vai a cercare e non lo trovi. No, ma in quel periodo non c'erano gli almanacchi. Soprattutto perché adesso l'allenatore della SPAL è De Rossi. Esatto, così sì. È un amore che ho io. Ma... Torniamo, che ci sempre. Lega. E la leva calcistica del 68 parla di un bambino e delle speranze nei confronti della crescita di questo bambino, del pallone. Tu che sei padre, cioè due figli maschi,
loro giocano, tu sei il padre sugli spalti che litiga, che insulta l'arbitro. No, io sono la persona più silenziosa del mondo quando a vedere i figli, perché penso che il male più grande dei figli siano i madri e padri che rompono i coglioni dagli spalti. Però giocano, stare zitto. Giocano a pallone. Giocano a pallone. Un brano che è impossibile non cantare, la leva calcistica del 68, il primo brano della playlist di Vinicio Marchioni, uno dei suoi brani decore. Sì, questo moltissimo, diciamo, è una di quelle canzoni che nonostante io l'ascolti da non so quanti anni, ci sono dei momenti in cui mi fa piangere, cioè proprio mi commuove, non so, mi ricorda di me quando ero piccolo, mi ricorda, non lo so perché, però mi apre proprio tutto. Poi penso di ascoltarla da calciatore ancora, fa ancora più effetto, cioè di da... No, ma perché penso sia anche una metafora della vita, sì, sì. Mi ci rivedo molto in questo ragazzino che è bravo, non è bravo, non si sa, lo ha prima calciato, non ha fatto gol, però poi forse la mette dentro dopo, insomma è bellissimo, non lo so, mi rivedo. Passando proprio a un'altra cosa, ma che riguarda sempre i bambini o comunque la propria crescita, ti ricordi quando da piccolo, se te è scattata da piccolo, quando è che hai capito che invece la recitazione, il racconto, la narrazione, l'interpretazione di un ruolo era una cosa che in qualche modo ti interessava? Quando è stato il primo momento che c'è avuto quella scintilla? Hai fatto una recita? Questo qua è il tasto delle domande a cazzo, cioè proprio... No, io mi volevo rifare a questa cosa, ma te, anche a te, che poi sei diventato un attore famoso e di successo, da piccolo alle recite gli davano delle parti di merda, cioè quando facevi le recite da piccolo, oppure io immagino Vinicio che già da piccolo faceva Shakespeare, perché io non ho figli e l'uniche due fortune secondo me non avere figli è non assistere a una recita di tuo figlio piccolo, soprattutto sotto i 10 anni, perché stai 3 ore e mezza... aspetta, poi lui fa a stella e sta immobile, ma 3 ore fermo così. E la seconda cosa è giocare a racchettoni al mare, cioè con un bambino sotto i 7 anni, ragazzi, devi mai giocare a racchettoni, sei lì mezz'ora, non ti arriva mai a parte. Ma hai mai fatto parti terribili da piccolo? Ma io non ho mai recitato da piccolo, non ci pensavo proprio a recitare da piccolo, no. A scuola? Una poesia sulla sedia? Ma mai, ma figurati, venivo da una famiglia di contadinacci proprio ignoranti, nel senso non era contemplata la cosa proprio. Beato te. Non so, ma sì, beato te. Assolutamente. Mo non voglio parlare sera dei drammi miei, però io la mia prima recita che ho fatto, poi dici perché quella era vera artista. Io ero in piedi al centro, all'asilo, al centro di sta sala, e mentre dicevo la poesia mi sono pisciato sotto, cioè proprio e nessuno che mi tirava via da lì, e io continuavo. Sei rimasto nella pozzetta. E mia mamma, sì, nella pozza, c'era proprio il rivolo. E mia mamma mi fece la foto col grembiule, con sta patacca, e l'ha messa all'entrata di casa e ancora sta lì. Poi se vuoi te la mando un giorno. Cioè, domani dici, vorremmo che la fattura... Ma dici perché vado da psicologo. La pubblicassi su Instagram. Perché però, lì si è visto il vero artista. Io non mi sono fermato, sono andato avanti. Grazie. Sentivo caldo. Per fortuna che sei andato avanti. Show must go on. Quindi pensavo... L'hai inventata te, must go on, praticamente. Quindi pensavo che anche tu ci avessi fatto. No, mai detta la poesia, ma perché non si dicevano proprio le poesie a casa. No, ho iniziato molto dopo. A che età? Ho fatto la prima volta che ho messo piede sul palcoscenico è stato in quinto superiore, Istituto Tecnico Industriale Antonio Pacinotti, dove per fortuna c'era un insegnante che... appassionato di teatro e che ha messo su questa specie di compagnia teatrale dove io sono andato solo per non studiare, chiaramente, e quindi la prima volta che ho messo il piede è stato lì sopra sul palcoscenico in una scuola che non mi ricordo come si chiamava, non so se c'era, sai, quelle cose che si facevano tra scuole, no? E però lì io mi sono reso conto che sul palcoscenico quando parlavo non mi impicciavo, andava via completamente la balbuzia,
E lì ho detto, oh, cazzo. Poi però mi sono iscritto in università, facoltà di lettere, ma assolutamente non pensavo di fare l'attore. Forse volevo scrivere. Più che recitare, in adolescenza mi sono inventato un sacco di personaggi mentre scrivevo. Io ho sempre avuto la malattia della scrittura. E lì, come dire, il fatto di mettere in scena delle cose è stato più che altro inventare un sacco di mondi. Mi rifugiavo nella scrittura e scrivevo. Senti, invece il tuo primo provino te lo ricordi? Il mio primo provino è stata la classica cosa che vai ad accompagnare un tuo amico e tu prendi il ruolo. Prendono te. E esiste, lui no. Questa cosa. Se, è sempre esiste, così. Esatto, è un cliscettone, però io sono l'esempio di questa cosa. E sei ancora amico di quella persona. Sono ancora amico di quella persona perché in realtà la verità è che hanno preso anche lui. Era Robert De Niro. Per un'altra cosa. L'hanno preso prima. Hanno preso me al posto di Bob De Niro. No, era un episodio di. Era un protagonista di puntata. Allora c'erano i protagonisti di puntata, credo di RIS. RIS 1, RIS 2. Parlo veramente del 2000 e non mi ricordo. E lì feci il mio primo provino vero e proprio là. Però ero già stato su un set come comparsa. Invece, con un film che non so manco se è uscito, non mi ricordo come si chiamava. Senti, ma tu, diciamo, adesso sei anche autore e regista teatrale. Mi chiedo, magari ti capita anche di fare provini ad altri? Uno, se hai qualche dritta per qualche attore, come si fa un provino? È una cosa che io mi chiedo, c'hai qualche consiglio da dare? Cioè, come ci si... Perché io ho un racconto abbastanza triste di un amico mio, ecco, stretto. Ecco, ritorna. Che... Cioè, questo è il racconto delle... disavventure di Daniele Fiumicino, che è stato appena segato da un provino in cui doveva fare una parte che doveva di una battuta, una. No, ma poi mi hanno cercato loro e lo hanno scartato. Allora, mi è appena successa sta cosa, sì. Addirittura il regista è venuto a parlare con la mia agenzia, perché sembra assurdo, ma c'ho un'agenzia. Sono andato a fare il provino alla scuola di cinema di Cinecittà. Quindi la domenica dovevo andare a fare questa scena. Mi hanno chiamato un'ora prima della scena e mi hanno detto che era proprio stato cancellato il personaggio. Cioè, vabbè, quindi non vuol dire che okay. Tu sei andato male, che ma il personaggio no, non c'è no, più. No, fidati. O forse hanno cancellato il personaggio. Hanno cancellato il personaggio dopo, perché ormai non c'è. Pur di non farlo. Perché a me mi hanno scelto per la faccia, non per diciamo. Ma tu dicevi una battuta, ce la puoi dire adesso in guarda, diretta? Ma così, però aspetta un attimo. Tu sei... ma era una... tu sei il provinante, Vinicio deve decidere, nel senso proprio buongiorno, vediamo se lui ti avrebbe preso per il suo prossimo, diciamo, spettacolo teatrale. Ti spiego, allora dovevo fare la parte di un boss della malavita romana ed ero il proprietario di queste giostre, quindi dovevo stare ad aggiustare una giostra, non so. E dovevo dire questa semplice battuta, ma su pure scritta, ci ho messo 3 giorni per impararmela, ma no. Forse anche per la memoria non mi hanno preso, però era... La dico come gliel'ho proposta allora, era... A ragazzi, ma non siete troppo cresciuti per venire alle giostre? No, gli è da ridere. Ma vi giuro, gli avevo fatta meglio. Però, sembravi un po' Adriano Celentano, che è una specie di paradosso, però che... Non riuscivo a far romano, cioè io dicevo, ma la posso fare un altro accento? Però era questa qua, e secondo me non mi hanno preso perché... Tu l'avresti preso, Vinicio? Sì. Sì. Ma tu certo che sì. Sì. Ma c'è come ci si approccia a un provino, come ci si prepara? È un disastro, il provino è è una cosa orrenda, io ancora li soffro, stai sotto il giudizio, magari ti giochi un ruolo o la possibilità di lavorare con un regista che ti piace, con cui vorresti lavorare, insomma, arrivi sempre con una pressione gigantesca. Quando li faccio io, nel senso quando faccio gli spettacoli, cerco di comportarmi come un attore che sta facendo una scena con un altro attore, quindi... E quindi nei provini cerco di mettere più a proprio agio possibile le persone, anche perché ho capito che se un attore e un'attrice non si divertono non succede niente, nel senso che devi sempre cercare di
di stabilire un'atmosfera comunque di prova, che non è che c'è un modo di dirla in una certa maniera, insomma. E poi quello che dico sempre è che secondo me un attore o un'attrice devono andare lì con la convinzione che sono loro che stanno andando a risolvere un problema per quel regista lì. E questa è una cosa bella, perché è un punto di vista particolare, non è molto scontato. E soprattutto devi andare lì con la convinzione che sei proprio te. Cioè, non so come dire, che non c'è nessun altro attore che lo potrà mai fare quel ruolo come lo farai te. Se sei convinto veramente di questa cosa, perché un conto è so io, e poi va lì e dici no, sotto lo sai che non lo sei. Se ci vai veramente convinto perché hai lavorato, te lo senti, bla bla bla, 90 su 100 lo prendi. E questa è un'immagine molto bella, e ci spieghiamo anche perché non hanno preso da io ho perso proprio. Ma tu non ci sei andato convinto. Ma gli avevo chiesto 300 euro proprio per fare questa cosa. Cioè, manca di che gli avevo chiesto tutti questi soldi. Il problema è che gli hai chiesto troppo poco. Ma andava di fallo, cioè, era quello. Vabbè, però. Te lo ricordi il provino di Romanzo Criminale? C'è stato un provino per Romanzo Criminale? Ce ne sono stati 4 dei provini per Romanzo Criminale. In realtà prima ancora ci sono stati i provini con Michele Placido per il film, sempre per lo stesso ruolo. Lo stesso ruolo? Sì, e quelli sono stati 6. Poi all'ultimo provino con il direttore della fotografia, con i produttori, girato con la macchina da presa, pellicola eccetera, dopo averlo fatto Michele mi si avvicina da una parte, mi prende e mi dice guarda, se siete rimasti tu e un attore di nome, la Cattleya non prenderà mai te. Ovviamente stavo parlando di Kim Rossi Stewart, che Dio lo abbia in gloria e ce lo protegga sempre, quel maestro gigantesco che è di attore e anche di regista. E poi anni dopo rifeci i provini per fare la serie e io stavo facendo le prove di uno spettacolo teatrale, ero in un teatro di Bologna, in cui si usavano delle pistole, ovviamente finte, che però sembravano molto vere, insomma. Quindi io ero talmente che lo dovevo fare, sto ruolo era scritto nella mia vita, forse, era il tuo. Non lo so. Io mi sono fatto tutto il viaggio in Freccia Rossa, vestito, ma ero vestito per il ruolo, eccetera, con la pistola dietro. Che se poco poco mi avessero fermato mi avrebbero arrestato immediatamente. E poi sono andato a fare il provino e poi mi hanno richiamato per fare un altro provino insieme con Stefano Solli, ma che era il regista della serie. Poi ne ho fatto un altro insieme con Alessandro Roia o con Francesco, perché volevano vederci vicini. E poi il quarto provino era un fake, perché in realtà era un gioco stupido che Stefano Solli mi ha già fatto, credo che stia nei contenuti della serie, perché prima ci avevano detto guarda, sta andando bene, quindi noi stavamo tutti lì. Poi ci chiamò e disse guarda, abbiamo bisogno di vedervi un'altra volta perché c'è qualcosa che non va, forse è entrato un raccomandato. E quindi mi ricordo che con Alessandro ci siamo visti tipo 3 ore prima, 500 metri prima dell'appuntamento, dietro l'angolo, e abbiamo penso fatto tutte le congetture del mondo, capito, su chi era sto pezzo di merda, è sempre così, ma per 3 ore ne abbiamo parlato. Poi siamo entrati, avete menato a tutti quelli che abbiamo menato a tutti per strada, siamo entrati, Stefano ha iniziato a far girare le macchine per farci questo provino, abbiamo cominciato e dopo 30 secondi ci ha comunicato lui stesso che eravamo stati presi per una manzolina. E comunque il meme più bello del mondo, che è arrivato il freddo, c'ha la foto tua e no quella di Kim Rossi Stewart, quindi chi è? Becca. Quello è il meme più bello del mondo, ragazzi. A me fa schifo l'inverno, ma lo aspetto solo per quel meme là, cioè, non vedo l'ora di metterlo, cioè come al primo freddo lo metto, no, pure agosto ho messo, quest'anno ha fatto la settimana di freddo. Tu sai queste, come dire, le dinamiche dei fan, no? Che c'è sempre quello che è il primo fan che si sveglia, e quindi a me ogni inverno, tipo non lo so,
6.000 persone mi mandano quella cosa come se fosse la cosa più simpatica del mondo. E da oggi guarda un po' che trovata questa. E se mi dai il numero su WhatsApp da manno pure io. Prima ci raccontavi che a me è piaciuta tantissimo. Ora con tutti i fatti tuoi che mi hai raccontato la cena, che tuo figlio come ti chiama? No, sta storia è fighissima. Alfredo. Perché il figlio ogni tanto lo chiama Freddo in mezzo alla gente. E io mi sono incazzato. Perché Farcoa, ma giustamente. Perlomeno te, non mi chiama così. E c'è un aneddoto dietro, se abbiamo tempo di... Come no? Stavo facendo la promozione di 20 sigarette in un cinema di Napoli. La prima serie era uscita già, quindi io sto fuori dal cinema a fumarmi una sigaretta prima dell'ingresso. E ormai avevo già fatto un po' l'abitudine alle persone che ti vengono, facciamo la foto, lo fotografo, eccetera. E quindi da lontano percepisco la famiglia napoletana per eccellenza. Insomma, si avvicina lui che per, come dire, la foga di venire prima precede la moglie. E prima di arrivare da me si gira verso la moglie e dice: Mari, corri, ci facciamo la foto con Alfredo. E lui voleva dire il freddo, però ci facciamo la foto con Alfredo, Mari, vieni. E da quel momento io mi sono autochiamato Alfredo, quel personaggio. Un applauso a Alfredo, ragazzi. E ovviamente grazie a quella famiglia straordinaria di napoletani che salutiamo, anzi se ci ascoltano, ci piacerebbe anche di incontrarli. Se ci portano le sfogliatelle, noi le gradiamo. Visto che siamo in tema, tu, diciamo, quando uno ha un passato con un ruolo estremamente forte, ingombrante, in cui si è identificato in maniera molto forte con quello, e poi è anche difficile uscire dal personaggio, tu ci sei riuscito perché hai dimostrato negli anni, diciamo, le tue capacità, le tue doti nei ruoli, in tanti ambiti. E quindi hai smarcato da solo, dimostrando con quello che facevi il valore che avevi, e che quindi poi quello era solo un personaggio. E quindi probabilmente, almeno quello che percepisco io vicino a te, è che tu te la vivi bene. Ma porca miseria, sì. Non è scontato, non tutti se la vivono bene. No, me la vivo bene adesso, nel senso che ho fatto 40 film, sono passati 12 anni da quella, no, anzi di più, 13, era il 2009, stavamo sul set 2008, è uscita la prima serie 2009, quindi sono passati 13 anni. Nel frattempo ho avuto due figli, ho fatto 40 film, 7 spettacoli teatrali, è successo un sacco di cose, sono successe un sacco di cose. Inizialmente L'ho sofferta un po', ma per il semplice fatto che io sono sempre stato nello stesso luogo più o meno ad abitare, e quindi la persona... Ricordiamo Casalotti, no? magari qualcuno si è scordato. E quindi la persona, no, che, da cui tu vai al bar tutte le mattine da un tot di anni, che ti ha visto crescere, che sa come ti chiami, chi è tuo padre, chi è tua madre, eccetera, ti conosce, ti chiama per nome da sempre. Vai in onda la serie la sera, tu l'indomani mattina vai al bar come da 40 anni, e quella stessa persona ti guarda con un altro occhio, cioè tu non sei più quello di 40 anni, quello di sempre, ma sei il freddo. E io lì ho detto a lui, ho detto: ma che sei scemo, cioè, sono io. Questa cosa però mi ha fatto capire, insieme a tutta un'altra serie di cose che sono successe, che c'era un problema con l'identità, nel senso che io uscito dalla serie, avevo già fatto 12 anni di teatro con grandi maestri, grandi tournée, grandi protagonisti, grandi testi, eccetera, però per i giornalisti esisteva solo quella roba lì, e quindi era come se tutta la mia vita precedente non esistesse. E questa cosa mi ha dato veramente fastidio, e per i primi 3-4 anni dopo la serie io mi sono richiuso nei teatri, ho evitato di fare qualsiasi cosa di guardie e ladri della televisione. Te le hanno proposte? Tutte.
Però no, no, ho detto di no perché volevo fare altro e perché non mi andava di chiudermi in quella roba lì. Ma anche il remake di Scuola di Ladri avresti rifiutato? No, ma magari il remake di Scuola di Ladri. No, perché quello è per forza, per forza, per forza, per forza. L'avete visto Scuola di no, Ladri? No, sentito, sì, uno e due, cioè mi raccomando. Mazza. È importante. Il secondo brano scelto da Vinicio, torniamo a Genova, lui prima raccontava di un ruolo da genovese e andiamo proprio da quelle parti. Nella playlist di Vinicio Marchioni dei brani Decore c'è questo autore qua. Che pezzone, ragazzi. Quindi nella playlist Decore di Vinicio troviamo De Gregori e Paolo Conte, quindi proprio due pezzi da 90 del cantautorato italiano. Quindi ci immaginiamo te che vai a correre a Casalotti a questo punto, sì, perché Danilo ha voluto. Io mi immagino come... È finita, raga. Terzo brano, visto no, così, mi immagino Cristina D'Avena, non so, una roba... Perché siamo noi, partiti proprio... Noi puffi siamo così. No, in realtà quando corro sento proprio che l'hard rock è pesantissimo. Tipo... Tipo System of a Down, ma... Quindi ti serve un po' di cassa. Manetta, eh sì. Vedi, che vedi, grande, mi sembra pure Danilo quando va a correre. Sì. Ah. Tanto regà, Vinicio, se va o va a Villa Panfili oppure... Sta rovinando la vita, la privacy costruita in anni. Potete trovarlo. Persona molto riservata, Vinicio, tra l'altro. Pensavo adesso una persona riservata. Ho sbagliato. Hai fatto l'errore a cena di raccontare delle cose. Troppe cose. Io t'avevo avvertito, no? T'avevo detto senti. Facevi segno con la gambetta sotto al c'è tavolo. C'è st'amico mio che è un po' particolare. Però è andata così, dai. Senti, parliamo di cinema con Vinicio, che mi sembra, a parte che tu stai facendo tantissime cose. Sempre Wikipedia dice che te nel 2022 sono usciti 4 film che hai interpretato, che sono Ghiaccio, Siccità, L'ombra di Caravaggio e Vicini di casa. Così, tutto in un giusto anno. C'è un errore? Sì, no, no, è vero, è vero. Così, quindi non c'avevo un cazzo da fare, faccio 4 film. Mi chiedevo se ogni film c'ha un tempo medio di ripresa di 3 mesi, 3 per 4, 12. No, no, si girano con molto meno tempo. Meno di 3 mesi? Purtroppo sì, si girano adesso con 6, un mese e mezzo. Diciamo. Vabbè, perché non c'hanno attori come me, altrimenti hanno 7-8 mesi per uno. Cioè. No, si girano con un mese e mezzo, però calcola che Siccità l'abbiamo no, scusami, Ghiaccio l'abbiamo girato nel 2020. Siccità idem. L'ombra di Caravaggio 2020, agosto 2020, estate 2020 e Vicini di casa 2021. Infatti c'è questa cosa, tu giri film e escono dopo 2 anni, cioè no, quasi è una follia, quasi ti sei stufato. Ma dici, è un ma mestiere di folli, è strana questa cosa. Ma anche perché tu non sai assolutamente che cosa tu abbia fatto in un film fin quando non lo vedi. Quindi c'era Marlon Brando che infatti diceva: il cinema è dei registi, il teatro è assolutamente degli attori, la TV è per tutti gli altri. Snob Marlon Brando. Senti, a proposito di cinema, io ti ho chiesto di darci un po' di film decore. Sì, tu me ne hai chiesti 2-3, io te ne ho scritti 26 più o meno. 51. Perché non c'ho un film preferito, è difficilissimo. Come fai? Quali sono i film decore? Sono quelli che vediamo e rivediamo, magari in particolare a Natale, quelli che quando, come dice Danilo, ti capitano in televisione non riesci a cambiare canale. Beh, qui ce ne stanno tanti, che non riesci a cambiare canale se inizi a vederli. E noi li leggiamo tutti perché comunque vogliamo sapere qual è il background di Vinicio, anzi ci piacerebbe che te su ognuno ci dessi una battuta, un flash, un lampo, oppure la scena che più ti è piaciuta di quel film, mi oppure un aggettivo. Mi dispiace che non c'è Pierino tra questi, questa cosa un po' ci sono rimasto male. Non c'è Pierino, male, però ci sono delle cose che però non ci stanno delle chicche, delle cose, delle sono bellissime. Ad esempio, C'eravamo tanto amati. Vabbè, cioè, che devo dire, è il più grande film della storia del cinema. Ecco, io penso che Ettore Scola sia il più grande regista di tutti i tempi. Lo so che sto dicendo una cosa molto grande, ma penso che sia anche più grande di Kubrick, eh? Cioè penso proprio che sia il più grande di sempre, di Akira Kurosawa, di chi ve pare a voi. C'eravamo tanto amati, è il film che non mi stanco di vedere mai, lo posso vedere anche 6 volte al giorno, non so come dire, ogni volta trovo qualcosa di straordinario. Cioè, la cosa che mi viene in mente rapidissima è una battuta del personaggio interpretato da Nino Manfredi, che all'ennesima
l'ennesimo voltafaccia del personaggio interpretato da Stefania Sandrelli, incazzato nero, se ne mai dice se siamo stufati di essere buoni e generosi. Che mi sembra una cosa fantastica, che racchiude tutto quello che pensano le brave persone a un certo punto della vita, quando sono stufe di prendere gli schiaffi perché sono oneste, precise, cercano di essere bravi cittadini. A un certo punto uno si rompe il cazzo. L'idea è che se non avete visto questi film ve li segnate e ve li andate a vedere molto presto. Brutti, sporchi e cattivi. Ecco, altro filmone di Ettore Scola, se non l'avete visto vedetelo subito come tornate a casa questa notte, con Nino Manfredi che è Dio. Incredibile. Questo film Nino Manfredi è Dio. Ho molti dubbi su Dio. Mm-hmm. Su Nino Manfredi non ho nessun dubbio. Questo è un altro di quei film che è impossibile smettere di vedere, impossibile. Se lo vedi iniziato. Impossibile, cioè, no? Anche perché c'è una Roma fotografata in eterna costruzione, questi ragazzini chiusi dentro a quel recinto delle galline, è di una potenza incredibile. La prima volta che ho visto questo film mi è venuto da pensare che tutto il cinema di, oddio, l'Alzheimer, di regista slavo, di Kusturica, fosse rubato tutto a questo film di Ettore Scola. Tutto, se ci fate caso, se avete visto dei film di Emir Kusturica, vedete questo e mi darete assolutamente ragione. La Terrazza. I primi tre film sono tre film di Ettore Scola. La Terrazza è la sintesi dell'Italia di sempre. È la sintesi di tutti i fallimenti italiani di sempre. È la sintesi di tutte le mediocrità dell'italiano medio. C'è un cast che ti sbatti per terra ogni volta che apre bocca qualcuno, da Mastroianni, Vittorio Gassman, la Sandrelli anche lì, e poi me ne dimentico, c'è un attore francese straordinario. È un film che io ogni volta che lo vedo mi metto a piangere, perché è straordinariamente bello, tristissimo, ma con quella magia di Ettore Scola di dirti la verità sempre con una poesia, una leggerezza, un amore e un tipo di compassione straordinaria. Vacanze di Natale. Vacanze di Natale, pure sto Natale se lo siamo levati dal cazzo, penso che sia una delle battute più iconiche della storia del cinema, così come il personaggio di Mario Brega che fa la lista dei regali di Natale. È tipo una messa quello, quando lo sai a memoria. A te t'ho fatto occhiali con lo specchio. A Windolo. C'è un Claudio Amendola di una bellezza stratosferica. Ma fa male per quanto è bello, proprio il classico romano anni 80. Io mi collego a questo, guarda. Io ho scritto una serie di domande inutili che mi vergogno però non so perché, forse ero ubriaco. A Natale a casa vostra giocate a tombola? Certo, non so, sì, sì, sì. Giochiamo a tombola coi ceci, però. Fino a che livello? A tombola tutti, questo pari viene una certa che ti rompi il cazzo, proprio una maniera che la io sono il primo che si rompe il cazzo. Ma perché? Ma però c'è qualcuno i figli e fino a ma c'è qualcuno che gli piace veramente a tombola? Cioè sì, non mia zia, mia nonna, c'è stanno. Ma secondo stanno me no, lì che si appassionano. Si dormono proprio. Sì, insomma, sì. Non so perché avevo scritto sta la cosa. Se vuoi dopo ti faccio tutte queste domande, vai. Ma sono terribili, quindi di alcune me ne vergogno. No, ma perché? Poi? Era solo una, quindi. Poi era dopo una. Ne fai altre. No, se vuoi ne faccio un'altra. Un'altra, dai. Ma la fa... non so veramente. Ma ero ubriaco, non so che ho fatto. Devi scegliere tra un cazzotto in faccia o un calcio sulle palle. Non so perché. Ma perché ho scritto io c'hai ospite, però sei Vinicio Marchioni, che gli chiedi, dice lui sta a casa, Danilo che si interroga, dice che domanda fare. Ma non fare so in che momento me l'ho pensato. Però devi proprio scegliere sicuramente una... no, un cazzotto questa... in faccia. Quando stiamo tra amici una domanda che ci facciamo sempre, come la famosa domanda che se in un pentolone pieno di sugo ci metti un cucchiaino di merda se sente il sapore. Questa
Questa è la stessa domanda. Io penso sia impossibile rialzarsi dopo questa cosa. Sono dei momenti. Non so se te sono mai venuto. Comunque, il cazzotto in faccia. Ma per forza il cazzotto. Secondo me fa male uguale, però. No? Ma a proposito, sul set, mi è capitato che ti sei fatto male in una finta rissa che poi è diventata vera? No. Perché le risse sono le parti in cui fai proprio tantissime prove con gli stunt, sono come una specie di coreografia. Quindi è difficile, a meno che non trovi proprio un attore deficiente che si sbaglia, che può succedere sempre, poi nella foca del Chuck può succedere, però no, durante una rissa no, mi sono fatto male, ho rischiato di morire su un cavallo. Ah. Famoso cavallo. Un film che si chiamava Cavalli, che ha visto io, mi zia e sempre mi nonna, mentre, quello del bar, mentre pure giocavamo a tombola. Vinicio ama molto i cavalli, però non adesso, diciamo... Sì, diciamo, me li mangio volentieri. Chiedo scusa a tutti gli animalisti, a tutti e i cavalli, i vegani e tutti i cavalli, però ho rischiato veramente di morire. Mi sono fratturato la sinfisi pubica e 4 strappi muscolari a dei muscoli che non, di cui non conoscevo l'esistenza. Però ecco, la frattura della sinfisi pubica è una cosa veramente brutta. Perché ci hai raccontato che per fare questo film in cui c'era una scena a cavallo tu ti sei esercitato, giustamente. Sì, ho fatto un mese di preparazione con il cavallo. Il cavallo più famoso, non Furia, il secondo cavallo più famoso. Si chiamava Tango. Tango si chiamava. No, quello più famoso del mondo era quello anni dopo, dove ho cercato di risalire. Ma era Varenne il più famoso del mondo. Sì, ma Varenne non ha fatto così tanti film come questo cavallo che mi hanno dato per cercare di farmi risalire sopra, ma ormai mi cago addosso, mi si chiude proprio, non ne la faccio. Che la cosa che ci crediamo noi profani sono le scene di violenza e le scene di sesso. Cioè, le scene di sesso, ragazzi, mi dispiace sfatare. Questa è una domanda, penso che te fanno tutti, però. Però le scene di sesso sono le scene più noiose da girare del mondo, perlomeno come le facciamo qua in Italia, nel senso che tu c'hai 40 persone della troupe davanti, è come se mo con voi qua io mi devo spogliare nudo con lui insieme, facciamo una scena di sesso io magari, e te, diciamo. Posso dire magari. C'è de peggio nella vita. E poi c'è un'ipocrisia totale in cui, per non far vedere proprio completamente le nudità, diciamo, te mettono sta mutandina color carne, che non è una mutandina, è un triangolo de carnevale, che te esce qualsiasi cosa da tutte, una vergogna, una perdita della dignità completa. Vedi perché potrei fare l'attore, a me non mi uscirebbe niente, capito? Quindi no, nel senso, sono proprio perfetto, capito? Proprio... E poi mentre fai la scena, però devi stare attento al microfonista che ti dice non ti muove troppo perché il microfono l'ho appoggiato sotto al cuscino, quindi non ti avvicinare troppo. La parrucchiera del set, se c'hai un'attrice che ovviamente tiene al boccolo, ai capelli, all'aggiustamento, ti dice mi raccomando non la tocca troppo sui capelli, perché il direttore della fotografia ti dice non ti sporge troppo, se no perdi quel taglio di luce lì. E allora dicevo che cazzo. E quindi, diciamo, è le uniche scene di una noia mortale in cui sono difficilissimi, perché devi far finta in tutto questo che ti diverti pure, che magari piace, che stai a fare l'amore, insomma. Quindi sì. Quindi eccoci. Niente, cioè, hai sfatato un mito. No, poi bisogna farle, bisogna saperle fare, naturalmente. Però, insomma, non so proprio le scene più entusiasmanti del mondo. Torniamo ai film, una battuta veloce ognuno. A qualcuno piace caldo. Vabbè, Wilder è il genio della commedia brillante. Sono quei film in cui tu smetti di pensare automaticamente ai problemi. Miseria e nobiltà, torniamo in Italia. Miseria e nobiltà, io ci ho avuto la fortuna, non so perché non me l'ha trasmessa nessuno dentro la famiglia, forse ho incrociato. Io sono cresciuto con i film di Totò, e Miseria e nobiltà è, come dire, il principe dei film del principe de Curtis, ed è un film meraviglioso, e qui c'è la famosa scena di Totò che sta sul tavolo e prende gli spaghetti, eccetera. Dove c'è anche il principe Gagà, c'è anche l'altro che parla così, una cosa meravigliosa, meravigliosa. Non li leggo tutti, no, il marchese del Grillo.
Marchese del Grillo, ragazzi, è un capolavoro della romanità, ma è un capolavoro di scrittura, di recitazione. C'è una scena straordinaria, non cito le scene con Alberto Sordi perché le conosciamo tutte, però c'è una scena straordinaria con un attore straordinario che purtroppo non c'è più, che si chiamava Flavio Bucci, in cui grazie a nome suo, che io penso che sia una delle scene più scritte meglio della storia, in cui lui prima di morire vuole dedicare questa morte, e lui dice: e la dedica a Napoleone, che si crede il padrone della terra, e al Papa, che si crede padrone del cielo, e a voi, che non siete padroni di un cazzo. Bastiano. Come fai a scrivere una cosa così? Meraviglioso. Playlist Decore di Vinicio Marchioni, direttamente qua con me, Danilo da Fiumicino, sul Tevere, sotto Ponte Cavour, al Lian Club, De Gregori, Paolo Conte, Amy Winehouse. E questa è la playlist di Vinicio. Ci sono delle morti che non mi spiego io. Questa di Amy Winehouse proprio non me le spiego, perché io non capisco perché cazzo di motivo un genio così debba esserci portato via. E questo è uno dei tanti dubbi che ho rispetto all'universo, Dio, eccetera. Ci stanno tanti pezzi di merda inutili che campano, invece e che cantano degli angeli che cantano pure. Applauso! Potrei aggiungere anche che recitano, ma evito. Ognuno dice la sua, dai. Io non so che invece non so che arte faccio, tu fai l'arte di arrangiarsi, la più antica di arrangiatori, il mestiere più antico del mondo, fai. Ma un altro degli ambiti cui abbiamo voluto chiedere a Vinicio la sua è quello della letteratura, la narrazione e tutto quello che è il mondo della parola scritta e quindi narrativa, e ci ha dato un paio di indicazioni sulla narrativa che lo fa stare bene, e poesia. E io partirei dalla poesia, perché di poesia si parla sempre pochissimo, e lui nella poesia è andato a scegliere una cosa che assolutamente a tema, che con questo momento è perfetta, e quindi io non solo gli chiedo di raccontarci cos'è, ma noi qui questa sera a Lian, questo 21 dicembre 2022, abbiamo la fortuna di poter sentire direttamente dalla sua voce la poesia che ha scelto Vinicio. Ma che presentazione, ma che devo fare? Poi ne posso dire un'altra anche? Assolutamente sì. La posso dire, professore? Allora, la poesia che ho scelto, senti già come fa. Poi fa tanto Natale. Non te famo neanche mettere in piedi sul tavolo, guarda. E infatti la poesia si chiama Natale, è dei Ungaretti. Non ho voglia di tuffarmi in un gomitolo di strade. Ho tanta stanchezza sulle spalle. Lasciatemi così, come una cosa posata in un angolo e dimenticata. Qui non si sente altro che il caldo buono. Sto con le quattro capriole di fumo del mio focolare. È la mia poesia preferita, perché è proprio la fotografia di come sto a casa, diciamo, di quando non ce la faccio più di rapportarmi con il mondo, e io mi metto a guardare le quattro capriole di fumo del mio focolare, del nostro focolare. Anzi, quindi cercate del suo una focolare, casa, perché sono ospite. Cercate una casa a Casalotti col camino, col comino. Sono pochi. Stiamo restringendo il campo. Arrivando piano piano. Chi sono quelli a cui dici lasciatemi qui come una cosa poggiata in un angolo e dimenticata? Quelli da cui vuoi prendere un attimo le distanze?
Sì, ma tutti, quelli che ti cercano, quelli che non ti cercano, quelli che ti invidiano, quelli che non capiscono, quelli che pensano di avere capito, quelli che ti devono dire come ti devi comportare, quelli che ti dicono hai sbagliato, avresti dovuto fare così, quelli che ti dicono c'ho un progetto, quelli che ti dicono dovevi fare così, ma non mi rompete i coglioni. Senti, ce ne leggi un'altra? Sì, aspetta, perché voglio fare proprio una cosa. Ci abbiamo preso gusto. Anche un po' in onore di Danilo. Di, no, addirittura. Diciamo. Il lonfo. Non va terca, né gluisce. E molto raramente barigata. Ma quando soffia il bego abisce, abisce, sdilenca un poco e gnagio s'archipatta. È frusco il lonfo, è pieno di lupigna, rafferia malversa e sofulenta. Se cionfi ti sbiduglia e ti arrupigna, se lugri ti botalla e ti criventa. Eppure il vecchio lonfo ammargelluto che bete, zugghia e fonca nel trombazzi fa legica poesia, fa bisguto e quasi quasi in segno di sberdazzi gli affarferesti un niffo. Ma lui, zufo, tallotto. Ti sbernecchia e tu l'accazzi. Ovviamente era un omaggio all'immenso, inarrivabile Gigi Proietti. Restiamo sempre in tema di letteratura e tu ci hai dato pure un paio di titoli di libri che sono per te decore e ci hai detto un capolavoro della narrativa internazionale che è Cent'anni di solitudine, una pietra miliare proprio del... Perché ci hai detto Cent'anni di solitudine? Perché è il libro che forse mi ha cambiato la vita, nel senso che l'ho letto, non mi ricordo nemmeno, forse avevo 15 anni, 16 anni, non lo so, e quei personaggi lì, quella famiglia lì, lo zingaro Melchiades o Melchiades, che dove, dipende da dove si mette l'accento, tutte le donne di quella famiglia lì sono una più bella dell'altra, cioè leggendo quel libro è come se mi si fosse aperto il mondo e avessi conosciuto tutta l'umanità, perché poi nella vita ho rincontrato mille volte Aureliano, Aureliano II, Aureliano III, Aureliano IV, e tutte le donne che ho incontrato le conoscevo e sapevo come rapportarmici perché l'avevo lette su questo romanzo. E penso che è uno di quei romanzi a cui ritorno ogni 4, 5, 6 anni ed è bellissimo rimettercisi dentro con l'esperienza cambiata, gli anni passati, le diversità di chi sei, eccetera, e lui comunque continua a riparlarti, a rimetterti davanti un altro specchio ancora più grande. È un romanzo infinito. Quando sento troppa cultura, capito? C'hai i brividi. No, ormai queste domande ho scritte le devo fare. Pure questa non so perché, però. Quando... Ma perché ho scritto? Quando compri il deodorante al supermercato, cioè tu sei uno coraggioso che prende il primo della fila oppure prendi l'ultimo dietro? Cioè, perché... Perché? Ma non è uguale, scusa. Ah, vedi? No, vedi? Allora lui è un pavido. No, perché se prende... Cioè, non so... chi ma compra, perché quello davanti se prende, lo usano? Quello davanti lo usano tutti. Cioè, ah, non io non ci ho mai pensato. Sono un ingenuo. Al supermercato la gente va e usa il deodorante. Io se... Sposto. Io, vabbè, non si dovrebbe fare, ma tanto qualche ci frega, né, che è prescritto come il reato. Io lo spruzzo in aria e lo annuso. Faccio... Perché voi non annusate gli ammorbidenti? Sì, sì, cioè, sì. Appunto, sì, il deodorante...
podcast. Sì, però fai, cioè, e leggenda... al massimo fai così, non è che fai... Vabbè, leggenda narra che i primi della fila sono vuoti, che poi io mi sono sempre chiesto, a fine girano, quindi ti capiterà sempre il primo della fila, cioè qualcuno se lo compra il primo, quindi vabbè, comunque. No, comunque... Ah, raga, ho scritte, devo dire, né, che... Se vuoi, guarda, ne dico poi, un'altra. Vai. A proposito di cucina, prima mi hai detto che il piatto che vi viene meglio a casa è la carbonara, quindi sì. Io c'ho... Nella ricetta classica della carbonara, quindi guanciale, uovo, pecorino e pepe, sei obbligato ad aggiungerci uno di questi tre ingredienti, per forza, mi chiede perché, sta a casa, la marmellata dei ciliegie, le gozze o l'acqua di termosifoni? Cioè, che ci metteresti? Pure tutte e tre, se vuoi, però, capito, stai a casa, non so... Con la quale... marmellata di ciliegie, forse è la me, meglio. Sai, mentre ho leggevo, per me ci sta pure bene, perché sto dolce... Se è dolce... Guarda, se avevo... Mo domani esce da cracco a carbonara con la marmellata di ciliegie, guarda, io lo so. E noi andiamo a menare, avevo l'occasione della vita mia, cioè qual... intervista a Vinicio e niente, ma so... Ma sono bruciata così, ragazzi. Cioè, sono le persone che ti incontrano per strada e dicono: ma mi dici quella battuta? A me piace freddo. Cioè, che senso ha? Io ti avrei fatto la pubblicità del Brancamenta. Cioè, in modo di dire, sta cosa. A me mi piace freddo. Ti avrei dato 200.000 miliardi. Ascoltate, Brancamenta di chi è? Di chi non è lo so. Signor Brancamenta. Signor Brancamenta. Ascolti, tipo... Danilo. Gino Brancamenta, cioè per me si chiama così il proprietario. Qual è la tua ricetta decore? Quella che te fai quando quelle sere che c'hai freddo, che stai a casa, che stai in famiglia e dici una cosa che è il tuo comfort food, qual è? E magari anche se lo sai preparare, ora non lo so, possiamo anche verificare. Allora, c'è una cosa che può, come dire, tra il serio ed il faceto è la minestrina, nel senso che la minestrina... A minestrina, a minestrina mette a posto dentro, tutto, ragazzi. Cioè, quindi, dopo una giornata di merda, al freddo, al gelo, al freddo, rompimenti di coglioni da tutto il mondo, sei stanco, però. Quindi ci immaginiamo la scena: Casalotti, camino acceso. Quindi sì. Camina, torni a casa. Distruggiamo questo mito di Vinicio Marchioni. Esatto. Immaginiamolo che se magna la minestrina. Come la prepari? Pensa, cioè, a Brad Pitt che se magna la minestrina. Vabbè, lui magari è figo pure quando magna la minestrina. Il sex symbol. Ma base acqua. Base, ma su, se proprio ho 10 minuti, ci butto dentro una cipolla, un pezzo di sedano e una carota. Aspetta, cioè un brodino vegetale finto. Ma mentre la mangi, succhi pure. No. Ma no, cerco di non farlo perlomeno. La cosa più importante è che forse ci dirà tanto veramente di chi è Vinicio, a prescindere da tutte le domande che ti abbiamo fatto. Fammela. Quale minestrina? Che taglio? Di che stiamo a parlare? De semi di melone, de stelline, di che stiamo a parlare? De cannolicchi? Dice di che stiamo quando, a parlare? Quando gli tocchi questi argomenti, no, Alessandro. No. Fuori di testa. I risoni. I risoni belli. Risoni. Mi scende una lacrima sui risoni. Altro che sex. Io anche detti semi di melone, che voglio dire, cioè, sì. Semi di melone. Semi di melone. No, raga, per fare un altro applauso ai semi di melone. Che sa. Che però sono tremendi se c'hai otturazioni un po' che ballano, raga. È vero. Quelli si attaccano. Il contatto con la realtà è sanissimo, cazzo. Che poi sempre fa. Sì. Poi? Senti, no, io ho una serie di domande serie, ma è molto avanti. Difficile mo andare. Dopo i semi di melone. Oggi non ne usciremo più. Ma invece, sempre in ambito, cioè, quindi la minestrina, è invece il tuo drink preferito, dici adesso torno a casa e mi voglio rilassare, mi faccio una birretta, un bicchiere di vino, mi preparo. Brodo un di gallina, no, sì. Sempre peggio. Infatti mi sto a piegare, vedi il linguaggio corporeo. No, mi apro una bella bottiglia di vino rosso. Vino rosso, a livello regionale è ubicato dove? Vino rosso è ubicato o in Piemonte o è ubicato in Trentino. Trentino, sì, no. Geografia sono una pippa, volevo dire. I piemontesi dicono che il vino rosso è solo piemontese. E c'hanno pure in parte sì. Ragione, però insomma se te bevi un amarone non è che sì, proprio sì. È brutto. Quindi vado in quelle zone lì, insomma. Black Pumas Colors, scelto da Vinicio Marchioni nella sua playlist decore. Siamo quasi alla fine di questa puntata, di questo incontro, di questa chiacchierata. Abbiamo ancora un paio di domande per Vinicio e poi scendiamo tutti da questa fantastica barca e ce ne torniamo a casa con un Lungotevere che finalmente non è più trafficato. Danilo, tu fai l'Infotevere, no? Sì.
Sì, abbiamo, cioè, prima scendendo abbiamo incontrato tutti una nutria che, ripeto, era, non era un castoro, non era un sorcio, era una nutria, ragazzi, era sufficientemente grande da avere un nome e cognome, detto anche castorino. E ricordiamo, sono degli animali che si fanno i cazzi loro, quindi non danno fastidio a nessuno. Ma uscendo la salutiamo. A proposito di castoro, voi forse siete un po' più piccoli, non lo so, però vi ricordate, c'era un cartone animato che si chiamava Don Chuck Castoro, che c'era la caccapretta anziana, no? Io lo odiavo Don Chuck Castoro perché era un buonista del cazzo, era, no? Diciamo. Infatti c'era la capretta che diceva: non andare nella foresta, Jack. Invece è lui... una delle imitazioni migliori che so fare, non vedevo l'ora di farla. Era... Ma eri tu il doppiatore, secondo me. Ero io. Sì, lui si fidava di tutti, era un deficiente, era Don Ciacassolo, diciamo. Forse non dovevo vederlo. E intanto ti volevo chiedere una cosa. Prima di fare un film, salire sul... Forse più salire sul palcoscenico, prima di uno spettacolo teatrale, c'hai un rito che fai, una cosa... Se batte il copione, se fa la cosa, se butta no, il sale, ognuno ha la sua. No, non sono superstizioso. Vado nei camerini 2 ore prima dello spettacolo e faccio, come dire, sto lì come se fosse un intercapedine. Ti decomprimi. Tra la vita reale e quello che andrò a fare lì sopra. È come se usassi il mio camerino come una camera iperbarica per isolarmi, perché sai, se fai 70 date di uno spettacolo, intanto la vita passa in quei mesi e mesi che stai fuori, e succede che c'è il giorno in cui sei più triste, il giorno in cui sei più allegro, il giorno in cui ti rodi il culo, il giorno in cui non sei potuto tornare a casa per il compleanno di qualcuno, la perdita di qualcun altro, eccetera. E quindi è fondamentale, secondo me, salire sul palcoscenico invece più vuoti possibili della vita reale, che comunque ti porti dentro di te lo stesso, e fare spazio a quello che vai a fare. Quindi più che rituali, sto lì e sto, faccio cose, ascolto musica, scrivo, mi alleno, se è uno spettacolo che ha in cui c'è la necessità che ci sia un'energia reale, mi alleno, faccio training fisico, eccetera. Però non c'ho di rituali. E subito dopo lo spettacolo, invece, cioè subito a casa, oppure drink, birra, oppure chiacchiera con i fan, cioè qual è il tuo... Guarda, fino a qualche tempo, fino a un anno e mezzo fa, mi imbriacavo proprio tutte le sere. Perché, no, ma c'è un fatto proprio, come dire, fisiologico quasi, nel senso che quando tu stai in scena 2 ore, 3 ore, molto spesso gli spettacoli, perlomeno quelli che ho fatto io, durano anche 3 ore, 3 ore e mezza, c'hai una tale adrenalina che c'hai bisogno per forza di qualcosa che ti tira giù, cioè non so come dire, che ti riporta nella vita reale, o forse che non ti faccia tornare nella vita reale. Quindi vai fuori, vai a cena, bevi l'amaro, l'ammazza caffè, eccetera eccetera. Invece da un anno e mezzo, da quando ho fatto il film Ghiaccio, che ho incontrato Giovanni De Carolis, preparatore, campione del mondo, bla bla bla, adesso mangio alle 7 prima dello spettacolo, faccio lo spettacolo e poi me ne vado a casa. Che è un po' triste, però devo dire, non so però, quanto però tengo. Fate finta di non aver sentito, lui è ancora sobriaca, quindi. Che è un po' triste, però devo dire che se tu tutti i giorni vai a dormire alle 4 di mattina e ti svegli a mezzogiorno e poi devi cambiare piazza, finisci la tournée che sei una meba. Invece, insomma, diciamo una giusta via di mezzo, mi ubriacherò 10 volte. Io con De Carolis, no, il perché... pugile Alessandro dice, io con ognuno c'ho un aneddoto, però sembra assurdo, ma è così. Ci ho giocato con il pungiball alle giostre e lui l'ha spento, ragazzi. Io non ho mai visto uno, si è spento, cioè l'ha rotto, quindi da fermo questa roba. Ci credo. Ci ho perso 1 euro, però, perché ci ho messo 1 euro, c'erano 2 colpi, lui ha spento. Cazzotto gli ha dato solo lui. Io ho detto, no, io gli avrei dato più forte. Non sapremo mai come sarebbe andata.
Tra l'altro Ghiaccio ha girato anche nella palestra popolare del Quarticciolo, che salutiamo, che sono nostri grandi amici. Ragazzi, bravissimi, bravissimi ragazzi. C'è gente del Quarticciolo. Che hanno appena aperto una nuova palestra, un centro per bambini, e devo dire fanno un lavoro incredibile sul territorio. Quindi noi bravi. Li salutiamo. E invece, proprio come ultimissima battuta, Vinicio, senti, c'è un qualcuno con cui tu sogni di lavorare, attore, regista? Cioè, noi vogliamo fare un appello, cioè questa trasmissione deve essere anche utile. Dici, il mio sogno punta nel cassetto, cioè, tu ce l'hai, proprio che dici, non ce dormo la notte, se vedessi domani squillare il cellulare che mi chiama per propormi una cosa, io sarei la persona più felice del mondo. Cioè, proprio qual è il tuo sogno erotico, però lavorativo, non... Ma italiano o estero? Puoi andare proprio anche pure fantascienza, sì. Tanto che cazzo non succederà mai. No. Allora, il sogno, quello proprio così, se proprio dobbiamo sognare, è che squilla il telefono e dice: "Hi, I am Martin Scorsese. I would like to work with you." Magari succederà, non lo so. Quindi DiCaprio e te nello stesso film diretto da Scorsese ti potrebbe piacere? Lo accetteresti? Lo accetterei, devo parlarne con la gente, vediamo. Però sì, certo. E invece come attore devo dire che io sono pazzo di Tom Hardy. Pazzo di Tom Hardy, penso che sia veramente un gigante d'attore. È un uomo con cui penso che mi ubriacherei anche molto volentieri, perché penso che sia uno proprio vero. Nonostante il regime attuale, con lui faresti uno strappo alla regola. Ma per forza, con Tom. Esci con Tom, che fai? Io e Tom, capito? E invece se dovessi tornare in Italia, c'è qualcuno che stimi molto, con cui non hai mai lavorato? Devo dire che ce ne sono più di uno, ce n'è più di uno, insomma, da Elio Germano, che è un attore, una persona incredibile, Luca Marinelli, amico, attore pazzesco, poi ce ne stanno tanti altri, però insomma, se devo immaginare lì sopra con questi due, ci potremmo divertire veramente tantissimo. E noi siamo d'accordo, e ci piacerebbe molto vedere un film con te, Marinelli e Elio, sarebbe veramente veramente bello. E con questa immagine noi siamo arrivati praticamente alla fine di Decore, abbiamo scoperto veramente Vinicio in tutto e per tutto. Voglio ringraziare. Come magna la minestrina, addirittura. Soprattutto. Come magna. Ma che vogliamo mettere? Come to? Figurati se Tom Hardy non magna la minestrina. Con questa battuta mi hai salvato la serata, cara. Grazie. E noi vogliamo ringraziare tutti voi che siete venuti qua stasera. Vogliamo ringraziare Giuliano al mixer, Matteo Pieravanti alle basi che avete sentito fino adesso. Sono state composte ad hoc per questa trasmissione, quindi abbiamo delle musiche inedite. E io voglio ringraziare di cuore Danilo da Fiumicino, che ha accettato di fare questa avventura insieme. Grazie, a me. Io chiedo ancora scusa a Vinicio. Ringraziamo anche Alessandro Pieravanti, ragazzi. È lui. Grazie Danilo. Ringraziamo il Lian che ci ospita, e quindi torneremo presto su questa barca. E grazie Vinicio, ci salutiamo con un pezzo che hai scelto te, che è perfetto per chiudere, anche perché si intitola Dance Me to the End of Love di Leonard Cohen, e fa così.